tutto ti direi che dipende dal tipo di prodotto. Per esempio, se stai facendo detersione, può essere che ti si arrossino determinate zone del viso rispetto ad altre. Però un detergente non dovrebbe assolutamente bruciarti in nessun'area del viso, perché in tal caso significa che appunto non è esattamente preciso per te. Stessa cosa per esempio con una maschera o per esempio una crema. Può sicuramente essere che una maschera oppure una crema ti vada ad arrossare determinate zone piuttosto che altre. Però non è normale che una maschera o una crema appunto ti bruci una determinata zona. Evidentemente c'è qualcosa che non va per la tua pelle, o comunque ci sono maschere o creme che sarebbero meglio. Discorso invece è diverso su quelli che sono i tonici oppure i sieri. Questo comunque perché sia i tonici che i sieri possono avere determinati ingredienti appunto più aggressivi. Per esempio la vitamina C, gli acidi esfolianti, il retinolo. Ovviamente tutti questi ingredienti possono tranquillamente andare a essere più aggressivi su determinate zone piuttosto che altre. Anche viceversa, si può notare che in un'area magari il prodotto non è aggressivo, ma se si mette su tutto il viso abbiamo un bruciore assurdo. Nel primo caso io consiglio comunque, se il prodotto è effettivamente performante sul resto del viso, cioè se vedi che comunque ti fa bene, ti dà un buon effetto, di continuare a utilizzarlo appunto evitando la zona che ti brucia, perché comunque il bruciore non è appunto mai normale. Nel secondo caso invece ti consiglierei assolutamente di evitare. Quando c'è un'area che sembra che non sia sensibile, solitamente è un'area che magari è vicino al collo, comunque un'area un po' lontana da quello che è poi tutto il viso. In termini di bruciore, non tanto di rossore, ma di bruciore, peggio ancora se il bruciore è accompagnato al rossore, meglio decisamente evitare. Spero di aver risposto alla tua domanda, ti mando un bacio.